Buonasera dal Pala Barsacchi, da Daniele Maffei. Undicesima giornata di campionato Serie A1 Hockey su pista. Le partite in programma, iniziate da pochissimi minuti: Monza contro Follonica, Sandrigo contro Giovinazzo, Grosseto contro Amatori Lodi, mentre GB, MEC, CGC, Viareggio, Montebello inizierà alle ore 21 e la seguiremo insieme a voi in diretta. Domani lo scontro al vertice alle ore 18, Trissino contro Forte dei Marmi, mentre le ultime due partite della giornata si giocano il 18 di dicembre, quindi mercoledì, Valdagno contro Azzurra Novara e poi Sarzana contro Bassano. La classifica: Trissino 27 punti, Forte 23, Amatori Lodi 22, Follonica e Bassano 19, Valdagno 16, Grosseto 14, Monza 11 punti, Centro Giovani Calciatori Viareggio 10 punti, Giovinazzo 9 punti, Sarzana e Novara 8 punti, Montebello 5 e Sandrigo 1. Vi ricordiamo che Trissino e Follonica hanno una partita in meno. I marcatori della Serie 1: Galbas del Bassano e Saavedra del Grosseto 14 reti, Gavioli e Alvarigno entrambi del Trissino 13 reti e Sanchez del Valdagno con 12 reti. I marcatori del Centro Giovani Calciatori Viareggio: Federico Mura e Samuele Muglia 9 reti, Luca Lombardi 3 reti, Romeo Danna ed Elia Cinquini 2 reti, Alex Raffelli 1 rete. I marcatori del Montebello: Ramiro Torres 7 reti, Filippo Schiavo 6 reti, Pablo Torres 5 reti, Renzo Della Reta 4 reti, Alessandro Checchetto 3 reti e Simone Iselle 1 rete. Adesso è il momento di lasciare la parola al mio compagno di viaggio Roy Lepore per le formazioni delle squadre che tra poco scenderanno in pista qua al Pala Barsacchi. Grazie, ovviamente un saluto anche da parte mia qua da Viareggio. Una partita delicata quella che si va ad affrontare alla Pala Barsacchi tra i bianconeri di Alessandro Cupisti e il Montebello di Mauro Zini. Una gara che dopo le ultime due sconfitte da parte del CGC necessita di muovere la classifica per non ritrovarsi risucchiate nelle zone che incominciano dopo a definirsi calde. Vediamo intanto la formazione del Montebello con il numero 23 il portiere Carlos Silva, con il numero 11 Simone Bolla, con il numero 8 Alessandro Checchetto, con il numero 22 Renzo Della Reta, con il 27 Simone Iselle, con il 4 Pablo Torres, con il 58 Ramiro Torres, con il 7 Filippo Schiavo, con il 77 Alex Zordan e con il 17 Michael Nardi. Come detto, l'allenatore è il signor Mauro Zini. Il centro giovani calciatori risponde con il numero 17 Pablo Gomez, con il 5 Niccolò Puccinelli, con il 9 Samuele Muglia, con il 21 Federico Mura, con l'11 Romeo Danna, con il 7 Liam Rosi, con il 37 Alex Raffaelli, con l'8 Elia Cinquini, con il numero 1 Luca Lombardi, con il 94 Emiliano Torre. L'allenatore Alessandro Cupisti, gli arbitri sono Ulderico Barbarisi di Salerno, Alessandro Eccelsi di Novara, l'arbitro ausiliario il signor Mario Trevisan di Viareggio. Serata fredda anche qua a Viareggio, nonostante siamo in una zona dove le temperature solitamente sono miti. Intanto fa ingresso in pista il centro giovani calciatori in maglia viola, ovviamente per dovere di ospitalità per il Montebello, una squadra che annovera 4 stranieri. Poi Daniele Maffei ci accompagnerà proprio nella descrizione anche di questa formazione veneta che si è sobbarcata ovviamente tanti chilometri. Non vediamo nessun supporters del Montebello nella tribunetta che di solito ospita le tifoserie, le rappresentanze ospiti, quindi intuiamo che non c'è nessuno. Quindi salutiamo ovviamente anche tutti gli amici di Montebello che saranno collegati in diretta sulla FERS per seguire questa partita, le sorti dei propri beniamini.
Il centro giovani domenica scorsa ha perso a Bassano e ci può anche stare, però quello che sicuramente pesa un po' è la sconfitta casalinga interna con il Giovinazzo, quando si infortunò anche Federico Mura. Meno male che tutto poi si è risolto per il meglio con il giocatore che addirittura Bassano è rientrato a giocare con i compagni. E poi il pareggio 2-2 di Novara, dopo che la formazione bianconera era andata in vantaggio con la doppietta di Samuele Muglia. Lì probabilmente, dal punto di vista anche mentale, la squadra di Alessandro Coppissi ha accusato il colpo, definiamolo in questi termini, e lì c'è stata, ecco, una flessione anche dal punto di vista, ecco, dopo di questi risultati, e ecco perché la gara di stasera diventa importante. Sì, cominciamo a scoprire un po' il Montebello, come diceva Roy. Pochi davvero i giocatori confermati rispetto all'anno passato. Mauro Zinni, l'allenatore, è stato confermato. I giocatori confermati sono Simone Bolla del 97 e poi confermato a Simone Iselle, che è un'ala del 2008, confermato anche Alex Jordan, una punta del 2001, e Michel Nardi del 98, il secondo portiere. Tra poco ci sarà una premiazione, quindi ripasso la linea a Roy. I nuovi sono Carlo Silva, il portiere, che arriva dal Portogallo, dal Valencia, poi Pablo Torres, che arriva dalla Spagna, spagnolo, dal Tordera, classe 2000, Filippo Schiavo, che l'anno scorso ha iniziato la stagione a Trissino e l'ha conclusa a Sandrigo, e poi Alessandro Checchetto, che giocava nel Trissino di Serie B. Ma adesso lascio la parola a Roy, perché c'è una premiazione importante. C'è una premiazione importante per Pablo Gomez, portiere del 100 giovani calciatori, che è risultato il miglior estremo difensore della Serie A2 dello scorso campionato, e ora il bomber Samuele Muglia, che capocannoniere del campionato di Serie A2. Vediamo Paola Benedetti, fotografa ufficiale del 100 giovani calciatori, che immortala i due giocatori con il rappresentante della federazione, il rappresentante, sì, è stato il consigliere federale Zinni Diezzi, consigliere. Arriva anche Montebello, Roy. Eccolo il consigliere federale Tiezzi, che ha premiato i due giocatori, ed eccolo il... Eh sì, continuiamo poi a spiegare la formazione del Montebello, nuovo anche Renzo della Reta, argentino, arriva dal Mendoza, classe 96, e poi Ramiro Torres, finora il capocannoniere di questa formazione, argentino anche lui, classe 2002. Quindi una formazione che è cambiata tantissimo, come si diceva, davvero pochi i giocatori confermati, quattro stranieri che sono arrivati, tutti e quattro nuovi per il Montebello: un portoghese, il portiere Silva, lo spagnolo Torres, e poi, come detto, i due argentini, Ramiro Torres e Renzo della Reta. Un Montebello che sicuramente ha già dimostrato di essere un'ottima squadra, perché ha messo in difficoltà tante formazioni. Pensiamo alla partita contro il Follonica, partita che diventa importante, come diceva Roy, perché tutte e due le squadre hanno bisogno di punti. Il centro, come sapete, ha 10 punti, il Montebello 5. Adesso le formazioni sono al centro pista con lo speaker Massimo Barozzi, dirigente del CGC, che ricorda i giocatori che tra poco daranno il via alla contesa. Roy. Sì, la maglia bianco-rossa, come vedete, da parte del Giovinazzo, schierata del Montebello, schierato proprio davanti alla tribuna centrale qua del Pala Barzacchi. È una partita, vedremo, ecco, come inizierà. Sicuramente c'è molta attesa qua dalla tifoseria viareggina, che ha ritrovato un po' la vicinanza alla squadra in questo campionato, però come sempre si sa che sono i risultati poi che mantengono alto il livello anche dell'affetto, tra virgolette, dei propri beniamini nei confronti della squadra, e che era partita con l'obiettivo ovviamente di salvarsi con estrema, diciamo, questo era l'obiettivo principe, per poi sperare di poter
e così fare qualcosa di più. E per il momento la partenza era stata tutto sommato anche buona, quella della squadra del CCC, poi ha avuto una flessione e ora e questo è il momento in cui deve dare una risposta in una partita come questa. Però come diceva anche Daniele, anche il Montebello dal suo lato deve far punti, perché la classifica anche per la formazione veneta diciamo necessita di essere mossa. Il CCC vuole rientrare nel gruppo che può disputare la Coppa Italia, quindi chiaramente vedremo se ha assorbito così queste due sconfitte che sono arrivate e se riuscirà a mettere in pista ciò che l'allenatore Alessandro Cupisti vuole. Nelle interviste del post gara lui ha sempre parlato che vuole la squadra che giochi da squadra e non che i singoli prendano delle iniziative, perché così si va poco lontano. E d'altra parte la saggezza dell'allenatore in questi casi ha avuto ragione, perché i risultati non sono arrivati. Noi auguriamoci che invece ci sia un'inversione di tendenza proprio in questa gara. Dovrebbe essere tutto pronto, sono le 21 per il via di ci siamo match. Ci siamo Roy, vediamo il quintetto base del centro, in porta Pablo Gomez, poi capitan Danna, Muglia, Cinquini e Lombardi, mentre dalla parte opposta col numero 58 Ramiro Torres, il bomber di questa formazione, con il 4 Pablo Torres, poi il capitano Filippo Schiavo, poi come detto in porta Carlo Silva al numero 23 e poi l'altro argentino Renzo della rete, Reta con il numero 22. Aspettiamo che sia pronto solo Carlos Silva. Sta andando verso la porta, pronti Barbarisi e Chelsea, si parte. Inizia subito il Montebello con questa conclusione dalla distanza del numero 7 Filippo Schiavo, poi difende la pallina molto bene per un attimo difende molto bene la pallina Pablo Torres, poi commette fallo, il primo fallo di squadra sulla pallina capitan Danna, la tocca lì per bomber Muglia, ancora Muglia, torna sui suoi passi, va fuori da Elia Cinquini, scarica qua a destra per Luca Lombardi, anche lui prova una conclusione, recupera la pallina, però Pablo Torres, numero 4 del Montebello, ragiona, cercava capitan Schiavo, non c'è riuscito, alla fine in qualche modo il centro riesce a liberare, intanto vediamo che c'è stato uno scontro, c'è il blu per Cinquini e il blu per Torres, si sono scontrati e abbiamo intravisto che si sono alzate un po' le mani e non ha avuto dubbi e Chelsea, blu per entrambi per reciproche scorrettezze, a gioco fermo, pronti adesso Raffaelli e Checchetto a scendere in pista al posto di Pablo Torres e di Elia Cinquini. Il possesso è del centro, anzi pallina per il Montebello, Ramiro Torres la lascia lì, c'è l'applauso anche di Barbarisi, torna al possesso del centro Muglia, si va da Lombardi, poi trova Alex Raffaelli appena sceso in pista a sinistra, ancora Raffaelli, la conclusione, è molto bravo Silva a dire di no, riparte subito il Montebello, ancora Ramiro Torres che prova la conclusione alta sopra la traversa, recupera la pallina capitan Danna, si va da Luca Lombardi, avanza Luca, cercava Raffaelli, non lo trova, recupera Checchetto e poi si va subito da Ramiro Torres, ancora lui che mette questa pallina al centro per Checchetto che prova a concludere, bravo Lombardi a fermare tutto, ma poi della Reta recupera la pallina, si va da capitan Schiavo, fanno girare palla i giocatori di Zini, la conclusione, ma il possesso torna bianconero,
Lombardi per Bomber Muglia, supera il centropista, sinistra, viene fermato, parte Ramiro Torres, davanti a Gomez, conclude di poco al lato il giocatore argentino l'anno scorso al Breganze, è stato molto bravo a partire in velocità, il classe 2002 del Montebello. Capitan Schiavo, si va da Checchetto, ancora Schiavo per della rete, Reta, Schiavo sopra il centro pista, prova questa conclusione sporcata da Raffelli, ma poi Checchetto la recupera, possesso ancora del Monte Bello, della Reta ha trovato ancora una volta molto bene Ramiro Torres e poi la conclusione di Checchetto, attento Gomez, può ripartire Samuele Muglia, avanza lui, salta un avversario, conclude, attento Silva, 22-30 alla fine Roy. Con il Montebello che è partito subito cercando di impensierire Pablo Gomez, anche questa bella, questa girata di della Reta che è andata alta sulla traversa della porta di Gomez. Intanto vediamo che Muglia dice subito qualcosa a Alex Raffaelli, ricordiamo che Luca Lombardi è l'ex di turno, avendo giocato proprio a Montebello e comportandosi anche molto bene, realizzando anche diversi gol, quindi un giocatore che ha lasciato sicuramente un bel ricordo da quelle parti. La pallina è sparita, ecco, ritorna in pista in questo momento, ci vuole accortezza. Intanto Muglia sembra, ecco, l'allenatore aggiunto in campo per, in pista, perché anche con Lombardi stava dandogli delle direttive. È chiaro che questa di stasera è una partita chiave per la squadra di Alessandro Cupisti, manovra ora Schiavo, ha cercato di mandare in avanti una pallina pericolosissima della Reta che ha trovato però attento Pablo Gomez, nelle conclusioni pericolose è stato più il Montebello che il centro giovani calciatori, che solo in una occasione si era affacciato verso la porta di Da Silva. Ancora vediamo Romeo Danna, una conclusione debole, è stato un passaggio, dobbiamo dire, al portiere. Parte il Montebello in attacco con Torres, Ramiro fermato a centropista, però la pallina è ancora per gli ospiti con Schiavo, si fa vedere, riceve lateralmente il compagno di squadra della Reta, non ha trovato lo spazio per tirare, aveva fintato Torres, poi ha desistito e quindi per Checchetto non c'è stata la possibilità di ricevere la pallina, ora è ritornato in fase difensiva su, giocando a uomo su Samuele Muglia. Raffaelli sbaglia l'appoggio in avanti per Lombardi, ha recuperato la pallina il capitano Schiavo del Montebello, ha allato la sua conclusione, parte Raffaelli con una finta, cerca di eludere la sorveglianza di un avversario, scambia con Muglia, indietro con Romeo Danna, lateralmente per Lombardi, ancora Muglia, 20 minuti a giocare il primo tempo, 0-0, ricordi il risultato, la conclusione alta di Samuele Muglia e la pallina che ritorna in possesso del Montebello. Ancora il Montebello in avanti con Checchetto che poi trova Capitan Schiavo, manovrano ancora i ragazzi di Zini, eccolo qua Ramiro Torres numero 58 che salta Lombardi, finta al tiro, poi cercava molto bene Renzo della Reta ma non l'ha trovato, può ripartire Lombardi per i bianconeri, il tiro di Lombardi fermato ancora dall'argentino numero 22 del Montebello e poi si trova Muglia dietro la porta di Silva, 25 secondi di possesso per i bianconeri, la conclusione di Muglia, 19-48, attento Silva, riparte però il Montebello, ecco qua Checchetto davanti a Gomez, spara alto a 19-40, una grande occasione anche per il Montebello, siamo già dalla parte opposta con Muglia, su di lui due uomini, ma poi trova Capitan Danna, ma non riesce a controllare, può ripartire Checchetto che va ancora da Ramiro, oh, Torres la ferma lì, Gomez, poi spazza tutto Lombardi, riparte il centro velocità, Danna per Muglia, grande Silva, bella parata, 19-17, distinto il portiere portoghese del Montebello, ha detto di no, siamo già dalla parte opposta, si stanno alzando i ritmi
di questa sfida. Ancora della Reta che poi cercava Checchetto, non riesce ad agganciare il numero 8 del Montebello, Samuele e Muglia. In possesso di pallina trova Raffaelli, il centro a manovrare con Luca Lombardi. Ancora Muglia, alza la testa, prova molto bene Danna che non riesce però a concludere, ma il possesso è ancora bianconero con Luca Lombardi qua a destra, che avanza, salta Schiavo, poi trova Muglia, la conclusione è ribattuta e Renzo Della Reta può impostare nuovamente. È lui in possesso, finta il tiro, vediamo, torna fuori da Ramiro Torres. Ramiro Torres trova Capitan Schiavo, ancora Ramiro Torres, si va dall'altro argentino Della Reta che avanza a destra, gli sporca questa palla Raffaelli, poi recupera Danna per Muglia, Samuele Muglia trova Raffaelli, di nuovo fuori Danna, giù Raffaelli, si prosegue, Samuele Muglia trova Luca Lombardi, 17 e 40 alla fine del primo tempo, 0-0, manovrano i bianconeri, intanto si scalda Elia Cinquini, si va fuori ancora da Samuele Muglia che mette questa pallina in avanti, toccata da Ramiro Torres, poi la pallina si impenna. 17-29, falli di squadra, 1 per il Montebello, 0 per il centro. In pista Elia Cinquini che torna in pista dopo il blu precedente, torna in panchina Alex Raffaelli, è pronto Lombardi a toccare proprio a Cinquini, anzi no, trova bene Danna, possesso ancora bianconero con Muglia, Muglia a sinistra, ancora Muglia al tiro, Silva attento, dice di no, 17-20 Roy. Sì, un centro con più intraprendente rispetto a prima, quindi ha già portato alcuni pericoli nelle zone del portiere veneto. Ora però è ancora, vedete, il Montebello che si era avvicinato con Della Reta nell'area bianconera. Manovrano ancora gli ospiti, gira su se stesso Checchetto, perde la pallina, c'è Muglia che tira però questa volta sul corpo del portiere, occasionissima per il centro giovani calciatori al 16:45. Ecco, comunque si incomincia a intravedere un centro che sta premendo sull'acceleratore per cercare di sbloccare il risultato, in un paio di occasioni è andato a creare dei pericoli con Da Silva che è riuscito a neutralizzare le conclusioni. Una partita, vedete, con dei capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra. Il Montebello sta affrontando il centro giovani a viso aperto, aveva controllato male per un attimo la pallina Schiavo, poi con la collaborazione di un compagno di squadra, esattamente Torres, è riuscito a mantenere la squadra di Mauro Zini il possesso della sfera e ora manovrano ancora nella metà pista della CDC, hanno commesso una irregolarità i giocatori bianconeri, c'è il motivo per cui ha fischiato e interrotto la manovra l'arbitro Eccelsi di Novara. Il Montebello va alla conclusione ribattuta da Cinquini che è rientrato in pista, Lombardi molto vivace, chiaramente l'ex di turno, ora si sta riscaldando anche Mura per portare incisività nella prima linea del centro giovani calciatori. Poi è Zordan per il Montebello. Zordan anche lui si sta, è pronto per fare ingresso in pista, quindi due cambi. Intanto fermato bene da Lombardi che viene in avanti, però non riesce a concretizzare questa azione bella, era riuscito ad avere la meglio su Pablo Torres, il guizzo dell'ex c'era stato, però in due circostanze, prima Samuele Muglia e ora Luca Lombardi hanno concluso il tiro con la pallina che è andata proprio sul corpo del portiere Carlos Da Silva che aveva chiuso lo specchio della porta bene, però ecco da qualche minuto ora si è infortunato Pablo Torres, è andato a sbattere contro la balaustra proprio all'altezza del tavolo dei cronometristi, in
involontariamente, era stato Luca Lombardi nella velocità, però si rialza. Per fortuna Pablo Torres, seppur leggermente dolorante, però tanto c'è il time out che aveva chiesto Alessandro Cupizzi, allenatore del centro giovani calciatori, per dare delle direttive. C'è qualche aggiornamento? Sì, Roy. Allora, il Giovinazzo sta vincendo 2-1 a Sandrigo, e poi le altre partite: il Lodi vince a Grosseto 3-1, Monza Follonica 1-0 e poi 0-0 qua al Palabarzacchi. Questo Giovinazzo che chiaramente ha preso il filotto positivo, una squadra che poi è stata annunciata, che ha annunciato che arriveranno anche dei rinforzi, quindi bisogna fare molta molta attenzione di tenerla nella giusta considerazione. Intanto, come avevamo anticipato, c'è Mura, è entrato in pista, chiaramente che la sua potenzialità dal punto di vista tecnico non si discute, deve avere continuità nel suo rendimento quando viene chiamato in causa dall'allenatore, perché chiaramente può dai suoi gol avere l'esito diverso di una partita, quindi ovviamente la società lo ha ingaggiato perché crede su un giocatore che l'anno scorso a Giovinazzo ha realizzato 32 gol. Intanto c'è Zordan, come ha detto Daniele, anche lui come Mura è entrato in pista, scaraventa la pallina lontana dalla sua difesa per cercare di allontanare il pericolo, e l'aveva tirata fuori, quindi è subito ritornata in pista, però è stata battuta prima che l'arbitro Eccelsi fischiasse, quindi si ripete il tutto. Danna con Mura, Cinquini e Alex Raffaelli insieme a Pablo Gomez, il quintetto viareggino in questo frangente, quando siamo a 14 minuti e 34 secondi dalla conclusione del primo tempo. Apertura larga di Danna per Raffaelli, si parte dal dietro con Cinquini, poi da Mura che finta un retropassaggio per Alex Raffaelli, ora ha tentato un tunnel nei confronti di un avversario, l'ha fermato, ancora recupera però la pallina Mura, parte Raffaelli, finta, tira, ma la difesa del Montebello è attenta nella circostanza, Montebello subito dalla parte opposta, tira, para Pablo Gomez. È possesso ancora del Montebello con Pablo Torres che è andato fuori da Zordan, poi nella rete Pablo Torres va da Zordan, fanno girare pallina i biancorossi veneti, ancora Pablo Torres, questo passaggio per Zordan non preciso, passano quindi poi i 5 secondi, quindi il possesso torna per i ragazzi, possesso palla torna ai ragazzi di Cupisti, 13 e 34 alla fine del primo tempo, 0-0, un fallo di squadra per entrambe le formazioni. Raffaelli sulla pallina, pronto a toccare lì per Federico Mura. Mura prova la conclusione, attento Silva, ancora Raffaelli il tiro, ancora Silva a 13 e 30 a dire di no, può ripartire il Montebello per un attimo, ma recupera la pallina Raffaelli, ancora Mura, Federico Mura, va giù Raffaelli, tutto regolare, ancora giù Raffaelli, Mura in possesso di pallina, torna fuori, va da Elia Cinquini, si va da Raffaelli, è pronto anche Nicola Puccinelli per il centro, Mura, Raffaelli, si va da Cinquini, 22 secondi di possesso per i bianconeri, Raffaelli, Cinquini, avanza Elia Cinquini, poi scarica lì per Capitan Danna, bisogna accelerare, mancano 12 secondi, prova Cinquini da fuori, non ci arriva poi Raffaelli per un attimo, ma recupera la pallina Federico Mura, è dietro la porta di Silva, prova, l'alza e schiaccia, non ci riesce, riparte subito Pablo Torres che poi viene trovato quasi perfettamente da Renzo Della Reta, ma per un attimo non arriva sulla pallina, Torres recupera il centro con Federico Mura, Capitan Danna, si va lì fuori da Elia Cinquini, ancora per Federico Mura, si accentra l'argentino, prova, attentissimo a dire di no Silva, sbatte la stecca per cercare di svegliare anche i suoi compagni in questo momento di difesa, possesse ancora del centro, Elia Cinquini
supera il centropista qua a destra, avanza, passa dietro la porta di Silva, attraversa tutta la pista, scarica fuori per Alex Raffelli, il tiro da fuori sporcato da Pablo Torres, riparte Checchetto, il tiro con la pallina che viene toccata da Elia Cinquini, si impenna e finisce in curva. E c'è adesso il time out chiesto dal Montebello, siamo ancora 0-0 qua al Pala Barzacchi, tante azioni costruite dal centro che non ha trovato però la rete, ma pericoloso anche il Montebello, è una partita che poi si è velocizzata nel corso di questo primo tempo. Intanto vi aggiorniamo anche su altri risultati, il Giovinazzo in vantaggio adesso 3-1 a San Drigo, l'Amatori Lodi vince sempre 3-1 a Grosseto, il Monza in vantaggio e anche questa è una sorpresa 2-0 sul Follonica, mentre il centro e il Montebello come sapete sono sullo 0-0, questo è importante perché il Monza come sapete in classifica ha un punto più del centro e sta vincendo, il Giovinazzo è a 9 e sta vincendo, quindi diventa poi importantissima sia per il centro sia per il Montebello questa sfida. Intanto Alessandro De Celsi va a parlare con Elia Cinquini, quindi molto probabilmente discutono di quel blu iniziale e Alessandro De Celsi è molto bravo in questo a riuscire poi a avere un rapporto importante con i giocatori. Siamo per ripartire, mancano 11 e 42 minuti alla fine del primo tempo, il possesso è per la formazione di Zini con della rete, Reta che è pronta a toccare, poi tira, viene fermata per un attimo da Nicolò Puccini la pallina, poi la recupera Zordan, va da Pablo Torres, ancora Zordan, numero 77, viene di qua da Renzo della Reta e poi eccolo qua ancora Pablo, c'è un fallo molto probabilmente su Federico Mura, l'ha visto molto bene Barbarisi, quindi il possesso adesso del centro, sono due falli di squadra per il Montebello, uno per il centro, Elia Cinquini trova ancora Mura che viene toccato ancora una volta ma rimane in piedi, in possesso di sfera, ancora lui che va giù, vediamo che viene fischiato un altro fallo su Mura, l'importante è che rimangano calmi i giocatori bianconeri. Terzo fallo di squadra per il Montebello, sulla pallina Lia Cinquini che è pronto a toccarla proprio a Federico Mura, 11 e 13 alla fine della prima frazione, 0-0, ecco Mura finta al tiro e poi va fuori da Alex Raffelli qua a destra, avanza Alex, ancora lui, poi si ferma, torna indietro, va fuori da Elia Cinquini che supera ancora una volta il centropista, va dalla parte opposta da Federico Mura, la sua accelerazione, ancora Federico Mura che mette questa pallina al centro per Niccolò Puccinelli, non era facile arrivarci, però il possesso è ancora bianconero. Alessandro Copisti parla con i suoi giocatori, Cinquini da fuori, ancora Cinquini, può tirare ancora, viene fermato ancora una volta il suo tiro, può ripartire adesso Ramiro Torres, e va da Renzo della Reta che poi trova Zordan e poi ancora per un attimo è bravo Mura a rubare la pallina, il tiro e c'è il miracolo di Silva che dice di no, ancora Mura, 10-27, era stato bravo Mura a recuperare questa pallina, a rubare questa pallina, poi si è involato, ma ancora una volta il portiere portoghese del Montebello è stato bravissimo a dire di no, si rimane 0-0, non si sblocca il match. La pallina questa è per Pablo Torres che poi trova Ramiro Torres che poi perde la pallina, la recupera al centro con Raffelli, deve stare attento, si ferma Alex, poi riparte, trova ancora una volta Federico Mura che chiama Raffelli per il blocco, possesso ancora di Mura che va da Cinquini, ancora Mura, fanno girare palline ai giocatori bianconeri, Federico Mura cerca di saltare un avversario, ci riesce, era Ramiro Torres, poi questa pallina sporca la recupera Zordan nel tiro, dice di no Pablo Gomez a 9.35, ancora possesso bianconero, si riparte, gli è pronto anche Muglia, va giù Cinquini, fallo di squadra per Barbarisi, è il quarto fallo di squadra del Montebello, Cinquini voleva qualcosa di più ma Barbarisi è molto molto sicuro, intanto torna in pista anche il capitano Filippo Schiavo nella formazione del Montebello, l'anno scorso iniziò la stagione a Trissino e poi l'ha conclusa a San Drigo, sulla pallina Elia Cinquini per
Samuele Muglia che è tornato in pista, va fuori da Mura, pallina un po' sporca, la recupera Federico Mura, non ci riesce Roy. Sì, non ci riesce Roy, ecco che entriamo nuovamente a commentare a 9 minuti e 21 secondi dalla conclusione del primo tempo, risultato che non si sblocca, fermo ancora i box Liam Rosi per un problema al piede, così per onore di firma è in panchina, vedremo un attimino se nel corso della partita verrà utilizzato o meno, ma fino a questo momento è stato lì, quindi ovviamente siamo un po' scettici, altrimenti era uno di quei giocatori che partiva nel quintetto iniziale. Il Montebello come il CGC ora da un paio di minuti, qui Cincischia Mura, perde la pallina, si dispera l'allenatore Alessandro Cupisti, bisogna ecco essere più cattivi tra virgolette nelle zone della porta avversaria, attenzione perché arriva il Montebello, anche in questo caso è stato Cinquini che è intervenuto su Della Reta non dandogli la... ora c'è un fallo su Samuele Muglia, è il quinto di squadra per il Montebello, sono molto attenti in questi casi i giocatori veneti, non lasciano ovviamente partire gli avversari anche se devono commettere un fallo, ma in questo caso ha evitato che Muglia partisse dalla sua difesa. Muglia che comunque è già ritornato in fase offensiva dietro la porta di Da Silva, viene disturbato dalla la sfera a Cinquini, della ritorna Muglia ancora che manovra, tenta un alzo e schiaccia però da una posizione un pochino defilata, non era facile centrare la porta e così non ci è riuscito. Riparte il Montebello, va a terra Muglia, l'arbitro dice che traversa. C'è questa traversa potente, la conclusione traversa o palo, traverso, traversa. Insomma, da parte del numero 22 della Reta, quindi il Montebello in questo caso è andato vicinissimo, intanto va a terra Mura, l'arbitro dicono che è tutto regolare, c'è stata questa conclusione potente del giocatore del Montebello che ha sfiorato il gol della Reta, quindi ovviamente c'è stata la risposta anche degli ospiti, intanto tentava di andare via Muglia, è stato fermato, per fortuna poi lo stesso Muglia con Cinquini sono riusciti a ritornare in possesso della pallina, Muglia parte dalla sua difesa, dà a Puccinelli, alza e schiaccia, il portiere della Reta ci mette una pezza, parte il Montebello, attenzione, grande intervento di Pablo Gomez sul numero 4 Torres, c'è il tiro di Muglia, ancora una volta Da Silva dice di no, la partita che si comincia a infiammare in questo frangente, recupera la pallina Puccinelli, sbaglia poi l'appoggio per Muglia, riparte il Montebello, attenzione, e c'è Pablo Paratona, Gomez, Paratona. Grande Paratona. Intervento, grande intervento su Della Reta da parte del portiere Pablo Gomez a 6 minuti e 42 secondi dalla conclusione del primo tempo, 0-0 ancora il risultato con Samuele Muglia, intanto c'è in pista qualcosa è volato, qualche giocatore va all'arbitro e Celsi a raccoglierlo, a riportarlo, era per il portiere Pablo Gomez, gli era volato qualcosa, quindi Celsi forte della sua grande esperienza è riuscito nonostante la partita in corso a recuperare ciò che aveva perso Pablo e riconsegnarglielo in porta, come il Montebello però che ritorna nuovamente in avanti con Torres, poi lateralmente riceve Schiavo, mantengono il possesso della pallina biancorossi di Mauro Zini, parte o meglio cercava Pablo Torres di partire, davanti a sé ha trovato Cinquini, quindi è costretto a dare la pallina al compagno di squadra della Reta su cui ha un buon ritorno in fase difensiva Samuele Muglia che si sacrifica molto, la parte, la vedete con questa azione personale si è portato subito in avanti a 5 minuti e 35 secondi dalla conclusione, perde per un attimo la pallina, la recupera, la dà a Cinquini, pronti a rientrare il capitano del centro giovani. Bravo Mura.
con Romeo Danna e Lombardi, c'è ancora Cinquini che con una mano sola ha dato a Mura la sua conclusione, è neutralizzata dal portiere del Montebello. Attenzione in avanti a tirare della rete, ma ancora una volta Pablo Gomez, vedete che la partita è molto vivace, è aumentata con il ritmo, ecco perché l'allenatore Alessandro Cupisti ha avvicenda i suoi giocatori in pista in considerazione del tanto Muglia, grande azione la sua, però quando è al momento del tiro trova Da Silva che batte la racchetta sul parquet del Palabarsacchi richiamando a maggiore attenzione i suoi giocatori. A 4 minuti e 38 dalla fine del primo tempo, 0-0 tra Cinci e Montebello. Ecco il Montebello ancora in avanti con Pablo Torres che ha trovato della rete, autore di quella traversa che ancora trema, era stata fortissima la sua conclusione. Schiavo, capitano del Montebello, bello, trova ancora Renzo della rete che prova la conclusione da fuori, la ferma molto bene Niccolò Puccinelli, controlla anche molto bene la pallina, può ripartire Niccolò, trova Cinquini che poi non riesce a controllare la sfera, quindi il possesso torna al Montebello. Ancora con Renzo della rete dietro la porta del suo portiere, poi Niccolò Puccinelli ferma Ramiro Torres, si prosegue ancora Renzo della rete, ferma la pallina molto bene Federico Mura, avanza qua a destra però viene fermato da Ramiro Torres, il numero 58 mette la palla al centro, Zorda nel tiro sporcato da Cinquini, ancora Torres ha messo questa pallina al centro, non c'è arrivato Zordan, riparte il centro con Mura che trova Muglia, non riesce l'impatto con la pallina, possesso ancora bianconero con Samuele Muglia che va da lì a Cinquini, ancora per Samuele Muglia, 3:20 alla fine del primo tempo, 0-0, Federico Mura e lì a Cinquini fanno girare pallina, ancora 25 secondi di possesso per i bianconeri, Samuele Muglia cercano il pertugio dei bianconeri, ancora Federico Mura, avanza lui, prova la conclusione smorzata, poi Niccolò Puccinelli, ancora una volta Silva dire di no, riparte il Montebello con Renzo della rete che trova ancora Ramiro Torres, poi Schiavo non riesce a concludere e ancora il Montebello in possesso di sfera, qua per un attimo si perde della rete ma poi riesce a trovare ancora Ramiro Torres, su lui Cinquini cerca di fermarlo, va giù, tutto regolare, riparte Samuele Muglia, Chelsea dice di rialzarsi, ancora Samuele Muglia, il possesso del centro a 2:32 sullo 0-0, Federico Mura spara alto la sua conclusione, poi riesce, no, non la recupera, la recuperano i giocatori del Montebello con Renzo della rete che poi porta su questa sfera, va lungo ma poi colpisce la balaustra, quindi il possesso è ancora del centro, Samuele Muglia laggiù a sinistra, la pallina al centro, non ci arriva Niccolò Puccinelli, il possesso però è ancora del centro, Federico Mura cerca di saltare Torres, ci riesce la pallina, poi sporca, viene sporcata, riesce dall'aria, torna fuori, la recupera lì a Cinquini, ancora per Federico Mura a 1:50, Federico Mura da fuori, per poco la pallina è stata toccata mortalmente da Silva, poi è andata di poco al lato, può ripartire adesso appunto Ramiro Torres, il numero 58, trova Zordan per Schiavo, alza, poi riesce a portare via questa sfera molto bene Niccolò Puccinelli, dall'altra parte a Mura, ecco Muglia in possesso di pallina, deve ragionare, vada Cinquini, la pallina al lato, un'occasionissima per il centro, ma può ripartire adesso la squadra di Zini con Schiavo, si va da De La Reta, poi ancora Schiavo, il capitano sopra il centro pista, un cambio nel Montebello, torna in pista Chicchetto col numero 8, è proprio lui in possesso che trova bene De La Reta che si perde da solo, una grande occasione, può ripartire il CGC, Niccolò Puccinelli il tiro, la pallina rimane lì, si salva Silva, poi la ruba Muglia, ancora Muglia il tiro, la pallina è lì, Muglia ancora, Mura e il centro non riesce a segnare, poi spazzano via la sfera i giocatori del Montebello, il possesso di Cinquini, avanza lui, supera il centropista, torna da Mura, gli ultimi 33 secondi di questa prima frazione, ancora Mura che avanza, non riesce per un attimo, sta tra di Schiavo, poi il tiro,
e attento ancora una volta Silva a dire di no. 22 secondi, possesso Montebello della Reta, va là fuori da Zordan e salta Muglia, ancora Zordan, Alex Zordan numero 77, torna fuori da della Reta che litiga un po' con la pallina, poi la recupera, sparacchia in avanti, la recupera questa sfera Mura, il tiro di Mura di poco al lato, a un secondo dalla fine del primo tempo, 0-0 Roy. Un buon primo tempo, partito un po' lento, poi c'è stata l'accelerazione da una parte e dall'altra con bei fraseggi sia del Montebello che del 100 giovani calciatori, ma come ha sottolineato più volte l'allenatore Alessandro Cupissi, la squadra deve essere più cattiva sotto rete, ha dimostrato anche stasera di non riuscire a concretizzare e materializzare delle occasioni, che stasera ce ne sono state davvero molte molte diverse rispetto ad altre gare, ed è un peccato che è ancora 0-0, però è uno 0-0 perché per chi ha seguito la diretta qua dal Pala Balzacchi è uno 0-0 che ha divertito il pubblico presente e quello a casa. Linea alla regia, sentici fra poco.
Amici all'ascolto, ben collegati nuovamente qua dal Pala Barzacchi con Roy Depole e Daniele Maffei, che ci aggiorna subito con dei parziali dei primi tempi o anche delle partite che sono già in corso rispetto a questa di Viareggio, che come saprete qua al Pala Barzacchi si gioca alle 21. Sì, siamo già nel secondo tempo, il Giovinazzo vince 4-2 a Sandrigo, il Lodi vince 4-2 a Grosseto, Monza Follonica è ancora in vantaggio il Monza, quindi la squadra lombarda per 2-0. E qui 0-0 con occasioni del 100 giovani calciatori che non sono state concretizzate, ma la traversa di Della Reta a 7:41 dalla conclusione del primo tempo è sicuramente l'occasione più nitida della squadra avversaria, che è scesa qua a Viareggio per cercare, come la squadra bianconera, di muovere la classifica per la necessità che c'è di conquistare punti, in considerazione anche degli altri risultati che stanno arrivando dalle altre piste. Intanto parlano i due, diciamo, più esperti della squadra viareggina, il capitano Romeo Danna e Samuele Muglia, il bomber che all'inizio della gara, prima insieme con il portiere Pablo Gomez, sono stati premiati per l'uno come il capocannoniere della Serie A2 e l'altro come miglior portiere dello scorso campionato. Si stanno distinguendo anche quest'anno in Serie A1 cercando di dare il loro contributo, ma è tutta la squadra del CGC Viareggio che deve giocare da squadra come vuole l'allenatore Alessandro Cupisti. Intanto c'è un richiamo da parte della, uno dei due Barbarisi, Barbarisi di Salerno, nella rete, che ha visto che nella porta che prima difendeva Pablo Gomez c'è probabilmente qualcosa che non va nella rete, forse un buco, Roy, qualcosa. Ora va il portiere Carlos da Silva, però non ancora è arrivato nessuno degli addetti del 100 giovani calciatori, o meglio Barbarisi non l'ha richiamato però nessuno, non abbiamo ancora capito, lui è lì che controlla, forse se l'ha giusta da solo, noi lo sappiamo, ecco, lui è lì che sta cercando di sistemare. Arriva Alberto Fortuna. La rete, arriva Alberto Fortuna che va a cercare di capire cosa desidera l'arbitro Barbarisi, che probabilmente ha risolto da solo la questione, quindi, sì, diciamo, direttore di gara tutto fare, quindi apprezziamo anche questo. Dopo se ne deve ritornare a Salerno anche lui, per la concomitanza dei treni deve arrivare, andare fino alla Spezia per prendere chiaramente il treno, quindi, no, per sottolineare i sacrifici proprio che fanno questi direttori di gara che arrivano da lontano per poter dirigere queste partite, per quello che vanno apprezzati. Sono la vecchia guardia, lui e Chelsea e tanti altri, quindi ci vuole dei ricambi, ci vogliono dei giovani, e lanciamo noi l'appello sempre attraverso queste nostre dirette da Pala Barzacchi di avvicinarsi. Poi, come ci aveva anche raccontato Alessandro, Chelsea sta lavorando tanto, no, per cercare di costruire un futuro per la classe di arbitrale di questo dei sport. Dei giovani, ecco. Sì, esatto. Perché chiaramente senza arbitri, con pregi e difetti, le partite non si giocano. Intanto è partito il Montebello con questa conclusione di Schiavo, che è andata fuori l'ex Luca Lombardi nelle file del Viareggio in maglia viola stasera. Pallina che è stata recuperata da Danna, arriva Muglia dalle retrovie, la conclusione da fuori del numero 9 Viareggino, trova però i giocatori del Montebello pronti in difesa a recuperare subito la pallina con Checchetto, poi l'autore della traversa è Zordan che ha tirato, però sbagliando la mira. Sono 5 falli di squadra per il Montebello, uno solo per il 100 giovani lombardi.
non ha trovato lo spazio per il tiro, ha preferito dare a Muglia. Ora segue la partita, l'allenatore Alessandro Cupizzi appoggiato sulla balaustra al cancellino dove sono seduti i giocatori viareggini. Muglia si gira con destrezza, però la conclusione è bassa, è facile preda del portiere Da Silva. Il Montebello, vedete che risponde subito alle azioni in avanti del CVC, recupera bene il capitano Danna per Muglia, attenzione, c'è questa pallina che si alza. L'azione era stata davvero molto bella e veloce, con Luca Lombardi anticipato dal portiere Da Silva, e quindi il Montebello recupera la pallina. Sì, riparte Montebello, va giù Lombardi, c'è rigore. Non ha avuto dubbi Barbarisi, ora sta dicendo al capitano Filippo Schiavo di andare via. Poi vedremo se riusciamo a rivederlo. Stava ripartendo il Montebello, ma abbiamo visto Luca Lombardi che è andato proprio giù netto, e Barbarisi era lì, non ha avuto nessun dubbio e ha detto subito è tiro di rigore. Elia Cinquini è pronto a 22-27 dalla fine del secondo tempo contro Carlos Silva. Parato col gambale destro, ha detto di no Silva, ancora al centro Elia Cinquini, Samuele Muglia, possesso bianconero, Muglia ancora lui, mette questa pallina al centro, Danna poi la trova, la mette fuori per Luca Lombardi che salta un avversario, la conclusione ancora Silva, di no ma c'è l'infortunio, è il numero 22, c'è l'infortunio, sì sì, Renzo della Reta che è stato colpito involontariamente al volto da Lombardi, penso, quando ha concluso. Poi la stecca deve aver colpito in maniera sicuramente involontaria il giocatore argentino. Vediamo che è rimasto ferito. Arrivano subito, tanto stiamo rivedendo anche il rigore di Elia Cinquini con la parata di Silva. Viene subito, arrivano subito i soccorsi con i volontari della Croce Verde. Noi vediamo qua dall'alto che c'è del sangue per il giocatore numero 22, Renzo della Reta, argentino. Vediamo un po', eccolo qua l'azione con Luca Lombardi, si conclude e poi involontariamente colpisce con la stecca l'argentino del Montebello. Tutto una combinazione davvero sfortunata. Luca Lombardi aveva concluso in porta e poi con la stecca, dopo aver colpito la palla in maniera assolutamente involontaria, ha colpito Renzo e la Reta, argentino, arrivato quest'anno dal Mendoza a Montebello, classe 96. Anche Pablo Gomez, va a vedere come sta il giocatore del Montebello. Intanto ne approfittiamo anche per aggiornare gli altri risultati. Il Giovinazzo vince 5-2 a Sandrigo, il Lodi vince 4-2 a Grosseto e il Monza è sempre in vantaggio per 2-0 sul Follonica, mentre questa partita rimane sullo 0-0 quando siamo a 22-07 dalla fine del secondo tempo. Tutto fermo dopo l'infortunio del giocatore del Montebello. I volontari della Croce Verde stanno intervenendo prontamente per soccorrere il giocatore del Montebello. Non è facile neanche rimanere poi in pista così tanto tempo fermi, non è che le temperature siano altissime per i giocatori. Vediamo che poi i giocatori del centro stanno parlando, Luca Lombardi va a bere, nel frattempo parla con Alessandro Cupisti,
mister Bianconero, poco fa c'è stata una grande occasione per il CGC con Elia Cinquini, il suo tiro di rigore è stato parato molto bene con il gambale destro da Silva. Sotto il mento. Sì, eccolo. Sì, eccolo. Si rialza. L'applauso del Pala Barzacchi. Applauso del Pala Barzacchi per il giocatore argentino. Ecco anche lo scambio di con la mano, si è toccato anche con Lombardi. Ha capito sicuramente il giocatore argentino che è stato un fatto assolutamente casuale. Ora si pulisce la pista, poi si potrà ripartire. Vediamo che in pista è tornato Ramiro Torres, un numero 58, proprio al posto di Della Rita. Possesso bianconero sulla pallina, Romeo Danna pronto a toccarla lì a Samuele Muglia, 22-07, si riparte. Samuele Muglia per Lombardi, poi recupera la pallina comunque Muglia, va da Danna dietro la porta di Silva, la scambia lì ancora per Samuele Muglia, ragiona il bomber bianconero, gli tocca la pallina con la stecca Silva, ancora però Muglia in possesso su di lui, Zordan, poi va fuori da Luca Lombardi, cambia tutto, si va da Elia Cinquini, si accentra, il tiro al palo! Palo a 21-42. Danna l'ha toccata, Danna, sì, Danna. Ha toccato la pallina, il tiro di Cinquini, poi l'ha toccata Danna, la palla ha colpito il palo dalla parte opposta, Checchetto Gomez ancora due volte su Checchetto, gli applausi del pubblico del Pala Barzacchi, 21-27, doppia occasione, da una parte il centro ha colpito il palo, tiro di Cinquini e poi toccata, spizzata da Danna, dall'altra parte Checchetto, doppio tiro, due volte però Pablo Gomez ha detto di no, capitan schiavo, Zordan, mette questa palla là, allontana con il guantone, Gomez, ancora possesso del Montebello, il numero 77, Alex Zordan, va da Ramiro Torres, schiavo, supera il centropista, il capitano, tanto va giù e c'è il fallo di Danna su Zordan, è il secondo fallo di squadra del centro, 5 per il Montebello, 20-50 alla fine del secondo tempo, sempre 0-0 qua al Pala Barzacchi. Zordan è pronto a toccare pallina per schiavo, Barbarisi sta per dare il via, chiede a Lombardi di rimanere a distanza, eccolo là, schiavo, il tiro è vallato, poi recupera la pallina Checchetto, ancora il Montebello, Checchetto il numero 8 avanza a destra, si accentra, prova il tiro, ancora Gomez a dire di no, recupera la pallina lì a Cinquini, subito per Luca Lombardi, a Muglia, Samuele Muglia il tiro, Silva a dire di no, può ripartire però velocemente Ramiro Torres, si va da Checchetto, però si allunga la pallina, va nell'angolo, su di lui Elia Cinquini, riesce a scaricare per Ramiro Torres, ma è bravissimo capitan Danna a recuperare la pallina, avanza Danna, va da Lombardi, ancora Luca Lombardi, ragiona, si ferma, va da Elia Cinquini, 20-10, il centro che manovra, ancora Luca Lombardi, trova capitan Danna, fuori per Samuele Muglia, ancora il centro che preme, Lombardi, la parata, ancora una volta di Silva, sul tiro di Lombardi a 19-58, ancora il centro, poi alla fine Ramiro Torres ruba la sfera a Muglia, riparte il Montebello con Checchetto che viene fermato per un attimo da Lombardi, ancora Checchetto nell'angolo, scarica fuori per capitan Schiavo, si va da Ramiro Torres che avanza, prova il tiro di poco al lato. Poi ci arriva Zordan per un attimo, anche Muglia allontana. Possesso però ancora del Montebello, Checchetto. Ramiro. Poi si va da Schiavo e torna il possesso ancora per Ramiro Torres. C'è il fallo. Il tiro di Torres al lato. Poi si riparte con Danna che chiede calma. Bisogna ragionare. 19-05, Elia Cinquini è pronto, Federico Mura, Samuele Muglia, Elia Cinquini trova Danna, bravo, la scarica lì per Lombardi, ancora Danna, ancora il centro in avanti, persa la pallina, Checchetto, ma è bravissimo Gomez a recuperare, a uscire dalla sua porta,
la stecca ha trovato poi Lombardi subito per Cinquini, ancora lì a Cinquini per Luca Lombardi. Samuele Muglia avanza a sinistra, cerca Danna che non riesce a impattare con la sfera, disturbato da Schiavo, ancora Samuele Muglia su di lui Zordan, Muglia fuori, si va da Cinquini, il tiro di Elia Cinquini, la pallina rimane lì, la recuperano i giocatori del Montebello, Zordan gli sporca il passaggio per Cecchetto, Elia Cinquini riparte il centro con Luca Lombardi sopra il centropista, si va da Cinquini, Danna, Cinquini, Muglia, intanto i tifosi bianconeri meravigliosi continuano dal primo minuto ad incitare la squadra di cupisti. Lombardi dietro la porta di Silva, ancora Luca Lombardi, va fuori da Danna che poi torna da Cinquini, Cinquini da fuori, ci mette ancora una volta i guantoni Silva, riparte ancora una volta il Montebello, Zordan va giù, il miracolo di Gomez che riesce a prendere questa pallina dalla parte opposta, Cinquini il tiro fuori, Roy. Bella partita nel secondo tempo che si sta infiammando, 17 minuti e 28 secondi alla conclusione, ancora 1-0-0, ma le occasioni adesso sono arrivate da una parte e dall'altra, è chiaro che un episodio potrà decidere questo incontro, l'episodio c'era stato con il rigore che aveva avuto il centro giovani calciatori, il cui tiro di Cinquini è stato parato dal portiere da Silva, quindi bisogna fare attenzione, non distrarsi, non commettere errori perché potrebbero essere pagati a caro prezzo. Il Montebello però vedete che sta ancora una volta con grande incisività mantenendo il possesso della pallina, viene in avanti Schiavo, ha girato su se stesso, va alla conclusione centrale, pala Gomez, respinta corta con Lombardi che è riuscito subito ad aprire lateralmente per Samuele Muglia, lavora la pallina, la porta in avanti, ma la sua conclusione va debole, però lui si sta dando un grande affare, gira, marcano a uomo il bomber viareggino Ramiro Torres, non gli dà la possibilità di tirare in modo pulito, ancora Danna che va in aiuto al suo compagno di squadra, parte Lombardi, ex di turno, riesce ad eludere un avversario, non un secondo che lo ferma, riparte il Montebello in contropiede, sono 3 contro 3 i giocatori, fermato da Cinquini, una conclusione, attenzione perché c'è il gol del Montebello con il numero 8 Checchetto al 16 minuti dalla conclusione della partita, Checchetto alla 16 è riuscito nella corta respinta del portiere Pablo Gomez, arrivare prima dei giocatori del centro giovani calciatori e depositare la pallina in rete per l'1-0 della formazione veneta, quindi chiaramente adesso ci vuole una riorganizzazione mentale veloce da parte del centro giovani calciatori per poter recuperare questo gol che è davvero una doccia fredda, già è freddo da cose normali qui all'interno del Pala Barzacchi, ma ora chiaramente questo gol deve scuotere ancora di più il CDC, era andato vicinissimo alla conclusione in più di una circostanza. E intanto il tifo continua da parte dei sostenitori del centro giovani calciatori che ha capito che il momento è delicato, è ritornato in pista Federico Mura, è uscito a prendere fiato Samuele Muglia, ora è chiaro che sotto di un gol a 16 minuti dalla conclusione di questa partita è ancora molto lunga chiaramente la gara, intanto i giocatori che sono in panchina del Giovinazzo stanno ancora seguendo il loro compagno di squadra che si era infortunato della Reta che è dietro il tavolo dei cronometristi, abbiamo visto che si è infortunato al mento, è stato suturato sicuramente, è stato messo il cerotto dai volontari della Croce Verde che sono qua a prestare come sempre servizio al Pala Barzacchi, intanto è rientrato ancora in pista l'addetto del centro giovani calciatori per sistemare e pulire il parquet.
perché era umido per la caduta a terra di un giocatore. Ora vediamo il centro giovani calciatori se riuscirà. Intanto c'è una conclusione al volo di Romeo Danna che va sul casco del portiere, che chiama probabilmente l'attenzione del direttore di gara e Celsi, che vuole che si debba sistemare il casco, ma il Celsi dice probabilmente quando l'azione si fermerà te potrai sistemarti il casco. Va Romeo Danna, Luca Lombardi, laterale per Cinquini. Il Montebello è passato in vantaggio qua a Viareggio 1-0 a 16 minuti dalla conclusione della partita. Si lotta capabilmente dietro la porta di Da Silva con Mura che manda la pallina ora c'è il portiere Da Silva che ha ricevuto l'autorizzazione da parte dell'arbitro Eccelsi per andarsi a sistemare il casco, pulire la visiera. È chiaro che ora loro possono anche temporeggiare, perdere un po' anche tempo per rompere il ritmo. La rete è tornato in pista. Sì, quindi vedete fasciato davvero in un modo per proteggersi bene dalla ferita che ha subito, e quindi un gran coraggio da parte di Renzo Della Rete di dare il suo apporto ai suoi compagni di squadra. Della Rete che aveva, ricordiamo, a 7 minuti e 41 secondi dalla conclusione del primo tempo aveva colpito una traversa con una botta davvero molto potente. Intanto il gioco è ancora fermo perché si deve sistemare il portiere Da Silva, c'è il richiamo anche dell'arbitro Barbarisi nei confronti dell'allenatore Mauro Zini, che probabilmente dice di accelerare un pochino la manovra, perché intanto siamo a 14 minuti e 57 secondi dalla conclusione della partita, che riprende con Eccelsi l'arbitro che ha comandato la ripresa del gioco. Ora il Viareggio preme, deve recuperare in tutti i modi questo gol subito da Checchetto, perché non può ovviamente stare sotto 1-0 contro il Montebello in una partita interna, uno scontro diciamo salvezza, proprio perché si sono di tanto la respinta e riparte Mura, si alza la pallina, cerca l'arrivo di qualche compagno che non c'è, però è il centro che recupera la sfera. Intanto Alex Raffaelli si riscalda nuovamente perché dovrebbe ritornare in pista. L'allenatore Cupisti cerca di dare delle indicazioni ai suoi, Romeo Danna, Lombardi, accanto a lui c'è Cinquini che aveva avuto la grande occasione sul tiro di rigore da Federico Mura. Cinquini, la pallina non ritorna ed è il Montebello che con Della Rete ritorna in possesso di palla. Sì, possesso del Montebello, vediamo che Schiavo ha toccato lì per Ramiro Torres, poi la pallina viene recuperata da Luca Lombardi che trova molto bene lì a Cinquini, cerca di saltare Schiavo, non ci riesce, poi Ramiro Torres per un attimo va giù Cinquini, possesso Montebello, poi la pallina rimane lì, vediamo cosa decide Alessandro Eccelsi. Dovrebbe essere possesso bianconero se non ho capito male. Sì, Danna pronto a toccare la pallina a Federico Mura, si va fuori da Elia Cinquini, ancora Elia Cinquini prova da fuori, ancora una volta questa pallina colpisce un giocatore, se non sbaglio Schiavo, e poi si è persa nella gradinata della curva alle spalle del portiere Silva che ha fermato anche un tiro di rigore. Riparte il Montebello, riesce Cinquini forse a recuperare questa pallina, forse no, vediamo che alla fine c'è il fallo di Cinquini sull'autore Della Rete, Checchetto, è il quarto fallo di squadra del centro, 5 per il Montebello, sulla pallina Checchetto è pronto a toccarla a Schiavo, che è della distanza, il centro deve accelerare adesso, Schiavo
viene qua da Della Reta. Renzo Della Reta si accentra, prova la conclusione al lato, recupera però la pallina schiavo su di lui Alex Raffelli, come aveva detto Roy stava per entrare, adesso in pista il numero 37 bianconero Federico Mura, cerca di saltare e ci riesce per un attimo, poi ad avversari, poi ancora lui in possesso su di lui schiavo e c'è fallo su Federico Mura da parte del capitano del Montebello, il sesto fallo di squadra dei Veneti, 4 per il centro. Capitan Danna sulla pallina, pronta a toccarla lì proprio a Federico Mura, ecco la pallina per Federico Mura, si va da Elia Cinquini, da questa parte per Alex Raffelli che avanza qua a sinistra, torna indietro, ragiona, poi trova molto bene Federico Mura dietro la porta di Silva, ancora prova, l'alza e schiaccia Federico Mura, ancora una volta dire di no al portiere portoghese, con la pallina trovato molto bene da Danna, Federico Mura, la conclusione di Danna, Della Reta gliela sporca, però recupera la pallina Capitan Danna, si va da Elia Cinquini, ancora lui che avanza, poi mette questa pallina al centro, che rimane il gol di Mura, Federico Mura, Federico Mura, Federico Mura, trovato splendidamente da Elia Cinquini a 12:37, il gol di Federico Mura, il suo decimo gol in campionato dell'argentino del centro, che trova un pareggio che era meritato, è stato molto bravo in questa occasione Elia Cinquini a trovare Federico Mura, lo stiamo rivedendo anche nel replay, la grande esultanza dell'argentino dei bianconeri, abbracciato da Capitan Danna, da Elia Cinquini e da Raffelli, il pareggio dei bianconeri meritato sicuramente a 12:37 dalla fine della partita, 1-1 qua al Pala Barzacchi. Intanto velocemente Giovinazzo vince 6-4 a Sandrigo, Lodi vince 7-3 a Grosseto, Monza Follonica 3-1, ma noi dobbiamo seguire questa partita fondamentale per i bianconeri di Alessandro Copisti. Si riprepara nuovamente Muglia, ancora una volta c'è da pulire la pista, tantissime interruzioni specialmente in questo secondo tempo, oltre all'infortunio di Renzo Della Reta che sta comunque giocando anche con una vistosa fasciatura, ma diverse volte è stato interrotto il gioco per pulire la pista. Ancora una volta si sta per ripartire 1-1 a 12:37, il centro ha trovato il pareggio, ancora una volta l'applauso per i tifosi bianconeri che stanno incoraggiando i ragazzi di Alessandro Copisti. Si riparte 1-1, falli di squadra 4 per il centro, 6 per il Montebello, si parte, Checchetto trova ancora una volta Pablo Torres, numero 4, dietro la porta di Gomez, prestato da Danna, va fuori, trova Capitan Schiavo, eccolo qua Renzo Della Reta che poi trova Checchetto, autore del vantaggio del Montebello, ancora l'argentino ma viene fermato tutto da Cinquini e da Raffelli, poi ripartire il centro con Alex Raffelli che trova ancora una volta Federico Mura, ancora Federico Mura, ancora Federico Mura, cercava un compagno e non si è accorto che Dan era da questa parte e non dall'altra, peccato, un'azione che poteva essere importante per i bianconeri. Adesso Pablo Torres cerca Checchetto, pressato e marcato molto bene da Leo Cinquini, riparte Federico Mura, 11:45, 1-1 al Pala Barzacchi, ancora Mura, peccato, alta pallina alta, quindi possesso del Montebello, si è sbloccato con quella rete Federico Mura, sta cercando molto di più la conclusione, Pablo Torres va da Renzo Della Reta che trova Checchetto, ancora Schiavo, possesso ancora del Montebello, Schiavo, Checchetto numero 8, ancora per Schiavo, ma sono passati 5 secondi, quindi possesso pallina per i bianconeri a 11:16, 1-1 al Pala Barzacchi, sulla sfera Capitan Danna, alza il braccio Barbarisi dall'ok, si va da Cinquini, Raffelli,
ancora Danna per Raffaelli, dalla parte opposta per Elia Cinquini, e avanza, cerca Danna, bella conclusione di Danna, ma attentissimo Silva a 11 minuti dalla fine della partita. Un'altra grande idea di Elia Cinquini, che come in precedenza aveva trovato Mura, adesso aveva trovato Danna. 10-48 Roy. Con il Montebello che adesso, una volta che il centro giovane ha trovato il pareggio, vuole accelerare i tempi, va a terra Danna. L'arbitro interviene fischiando, Danna si rialza. Sono 6 falli di squadra per il Montebello, 4 per il centro giovani, però non viene assegnato il fallo di squadra al Montebello perché è stato considerato involontario probabilmente il tocco che c'è stato. Intanto c'era Mura che andava in contrasto con De La Reta che va giù, interviene l'arbitro Barbarisi e questo è il quinto fallo di squadra per i bianconeri in maglia viola stasera qui al Palla Barzacchi. 1-1 il risultato al gol di Checchetto nel secondo tempo a 16 dalla conclusione, la risposta di Mura al 12-37 su assist di Palo Roy, Palo Roy. E intanto c'è il palo da parte del Montebello e quindi ancora vicina la formazione ospite che ritorna in possesso di sfera subito. Vedete che le azioni ci sono da una parte e dall'altra che creano dei pericoli. In questo caso è stato il Montebello che lo ha creato nei confronti del centro giovani calciatori, quindi la partita è sempre molto aperta anche perché mancano 9 minuti e 40 secondi alla conclusione. Elia Cinquini si ferma, Alex Raffaelli ha seguito l'azione dietro, Romeo Danna chiede e riceve la pallina, Danna contro il portiere da Silva che dice di no, ritorna in pista Luca Lombardi, è uscito Elia Cinquini a prendere un po' di fiato, tanto interviene l'arbitro, c'è un cartellino per proteste, ammonito Mura per proteste, ammonito Mura per proteste a 9 minuti e 19 secondi dalla conclusione di questa frazione e fallo perché per le proteste, 6 falli di squadra per entrambe, parità quindi nel risultato 1-1 e parità anche nei falli di squadra con l'arbitro che ha terminato di annotare sul suo taccuino il nome di Mura e quindi la ripresa del gioco per i veneti. C'è Mura che con grande determinazione ha rincorso Pablo Torres recuperando una grande pallina, qui è stato bravo anche in fase difensiva l'attaccante viareggino che ha segnato il gol del pareggio momentaneo 1-1 qui al Palla Barzacchi. Raffaelli, Mura gli fa spazio, Raffaelli però gli dà la pallina, Mura non riesce a superare un avversario, riparte il Montebello con Torres, poi è Schiavo il giocatore che si era infortunato della rete, ma grande l'intervento di Pablo Gomez con Raffaelli che tira dalla parte opposta, ma un tiro che non è diventato potente. Intanto c'è il time out chiesto dalla panchina viareggina e con Samuele Muglia pronto a ritornare in pista quando siamo a 8 minuti e 15 secondi dalla conclusione della gara. Filippo Schiavo tentava di venire in avanti, della rete, davanti a lui c'è Mura, il Montebello vedete che manovra ancora con grande sicurezza nel possedere la pallina con Torres, davanti a lui c'è Danna, Raffaelli non ha cercato di far girare in modo pulito Checchetto e quindi il centro riparte con Mura, Danna in sovrapposizione è stato servito da
Mura, Raffaelli con una finta di testa chiamava Mura in avanti, poi però non ha tirato. C'è intanto il time out, la panchina viareggina ora cercherà di dare delle direttive, vedete il tecnico Alessandro Cupisti capisce che questo è un momento in cui a 7 minuti e 31 secondi dalla tanto Roy Giovinazzo ha vinto a Sandrigo 6-4 e questo è un risultato importantissimo per la squadra pugliese, che quindi non è un caso che ha sbancato il Palabarsacchi di e poi il Monza in vantaggio 4-1 col Follonica. Anche questo è un altro risultato chiaramente che per il Centro Giovani non ci voleva affatto, perché questa, il Monza è un'altra squadra che è alla portata sicuramente dei bianconeri, che devono cercare in tutti i modi di conquistare questa vittoria stasera qui al Palabarsacchi, ma non è facile perché questo Montebello sta giocando davvero una buona gara, non concedendo granché, ma trovando anche un portiere da Silva davvero molto bravo e molto attento. Intanto il numero 77 Alex Zordan è tornato in pista ancora per i veneti, tentava di scaldarsi un po', d'altra parte la temperatura diciamo è fredda, con stando fermi è chiaro che è difficile entrare così senza un minimo di riscaldamento. Intanto Torres scambia con della Reta, era scivolato però era riuscito in qualche modo a dare la pallina al compagno di squadra che gliela soffia, però Muglia viene subito in avanti. Muglia aveva fatto davvero una bellissima azione, ma da Silva è stato bravo a dirgli di no. Ecco ancora il Montebello in avanti con della Reta che trova Pablo Torres su due cinquini, anche Muglia alla fine la recuperano questa sfera ai bianconeri. Elia Cinquini va da Luca Lombardi, si ferma subito al di là del centropista, va da Samuele Muglia, 6-42, Muglia a destra, bomber bianconero, passa dietro la porta, anzi si ferma dietro la porta di Silva, guarda come sono posizionati i compagni, poi va fuori da Elia Cinquini, ancora Elia Cinquini che trova Luca Lombardi, avanza Luca Lombardi, finta al tiro, perde la pallina, parte Renzo della Reta, il tiro e dice di no Pablo Gomez con un altro miracolo a 6-15, ancora al centro con Luca Lombardi, il tiro, ci mette il guantone e dice di no anche Silva, si va da una parte all'altra, Muglia recupera la sfera, riesce ancora lui a essere in possesso, il tiro, gli dicono ancora di no. È ora Elia Cinquini che trova Capitan Danna, stanno accelerando i bianconeri ma devono stare attenti alle ripartenze del Montebello. Luca Lombardi torna lì fuori da Elia Cinquini, prova la conclusione da fuori, la palla rimane lì, Danna ha colpito Danna ma la pallina è stata fermata con le gambe da Silva a 5.46, un'altra occasione importante per i bianconeri, peccato, capitan Danna ha provato la conclusione, è venuta fuori una conclusione sporca e Silva l'ha bloccata lì la pallina, palla 2, Danna però la recupera Pablo Torres, avanza il numero 4, lo spagnolo, salta Luca Lombardi, ancora Torres, lui in possesso, poi va fuori da Zordan, trova dalla parte opposta della Reta, poi capitan Schiavo, avanza lui, supera il centropista, trova ancora Pablo Torres, fuori ancora da Renzo della Reta che ha trovato molto bene col casco, miracolo di Pablo Gomez su Schiavo a 5-15, che miracolo, con il casco ha parato Pablo Gomez e dice di no, riparte Elia Cinquini per il centro, ancora Elia Cinquini, il tiro, ci mette il guantone e dice di no anche Silva, poi c'è il fallo su Luca Lombardi che viene spinto contro le balaustre da Schiavo, il settimo fallo di squadra della formazione veneta, ma che parata miracolosa che ha fatto il portiere bianconero con il casco, è riuscito a fermare una conclusione davvero 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 pericolosa. Si rimane sull'1-1 quando mancano
5 minuti e un secondo alla fine di questa partita, il time out. Intanto vediamo se sono finite anche altre partite. Sì, il Monza ha vinto 4-1 col Follonica, mentre il Lodi sta dilagando 9-4 a Grosseto. Qua, come sapete, siamo ancora sull'1-1. È importante la vittoria del Monza, che con questa vittoria sale a 14 punti, aveva un punto più del centro. Importante anche la vittoria del Giovinazzo, che sale a 12, un Giovinazzo che non si ferma più. Terza vittoria consecutiva dopo aver vinto la prima di queste tre a Viareggio. Sulla pallina Samuele Muglia, siamo per ripartire. Danna è pronto a toccare la sfera al bomber bianconero. Capitan Danna, Samuele Muglia, dentro la porta, la pallina rimane lì, poi la recupera in qualche modo la difesa del Montebello. Renzo Della Reta avanza e trova bene Capitan Schiavo, che torna indietro, va dalla parte opposta da Zordan, su di lui Samuele Muglia. Zordan cerca di saltare e Muglia, vediamo cosa viene deciso. Niente, possesso bianconero, ferma tutto ancora Barbarisi. Sta per ripartire, pallina ferma, dice Barbarisi. Cinquini per Luca Lombardi, avanza Luca Lombardi, va da Samuele Muglia, le Cinquini, Luca Lombardi, bisogna accelerare. Cinquini trova Samuele Muglia, ancora lui per Danna, dietro la porta di Silva. Danna fuori per Luca Lombardi, è pronto anche Muglia a tornare in pista. Lombardi da fuori, la pallina al lato, poi viene recuperata da Schiavo per il Montebello, e lui in possesso avanza, trova Della Reta. Da quest'altra parte è tornato in pista Ramiro Torres, il numero 58, fuori ancora per il numero 22, c'è il fallo su Lombardi, è l'ottavo fallo di squadra per il Montebello, 6 per il centro, 3 e 58 alla fine della partita. Cinquini va da Muglia, ancora Samuele Muglia, salta Torres, ancora lui in possesso di pallina, salta anche Della Reta, si ferma dietro la porta di Silva, aveva cercato dal cestiaccio ancora, la pallina che rimane lì, poi viene allontanata dal portiere del Montebello con la stecca, quindi possesso bianconero. Danna è sulla pallina, 3-41, Muglia, aveva cercato la conclusione, poi riparte Della Reta, il Montebello, ancora lui, prestato da Muglia, va da Schiavo. Schiavo, il capitano del Montebello, trova Zordan, recupera bene la pallina di Cinquini, può ripartire il centro con Romeo Danna, sembra il centropista. Tira Danna, la pallina rimane lì e poi la recupera Ramiro Torres, numero 58, è ancora lui a concludere, ancora di casco Pablo Gomez, a dire di no. Riparte il centro con Cinquini, ancora Cinquini, ancora Cinquini per Muglia, il tiro, la palla alta. Roy, siamo a 2 minuti e 52 secondi dalla conclusione di questa partita davvero infiammata, dal capovolgimento di fronte da una parte e dall'altra. Queste due parate di casco sono davvero molto inedite da parte di Pablo Gomez. Va via prepotentemente Mura, che va giù, gli arbitri però intervengono, c'è Chelsea da una parte e Barbarisi dall'altra, due giocatori rimangono a terra, Mura che si rialza, l'altro giocatore del Montebello rimane giù, un'azione in percussione quella del ex giocatore del Giovinazzo, l'autore del gol del pareggio 1-1 momentaneo qua alla Palla Barzacchi, che ha posto la rete di Checchetto sempre nella ripresa. Poi c'era stata l'occasione del rigore di Cinquini con il portiere De Silva che ha neutralizzato la sua conclusione,
poi un palo anche della squadra veneta come una traversa ancora di Della Reta da parte nella prima frazione di gioco. Ora il gioco è fermo, vediamo che il portiere avverte il suo compagno di squadra Ramiro Torres di stare calmo, probabilmente aveva accennato a una protesta. Il gioco è fermo, siamo a 2 minuti e 32, si riprende con l'ingaggio a favore della squadra in maglia bianco-rosa del Montebello che avanza, è 1-1 il risultato, non bisogna scoprirsi perché si può vincere ma non bisogna neanche perdere questa partita, attualmente 1-1 il risultato, c'è stato, si era incrociato Mura con Samuele Muglia, Mura dietro la porta di Silva, non gli danno la possibilità di venire in avanti, dà indietro a Cinquini che trova lo spazio per il tiro, poi lateralmente per Luca Lombardi, l'ex di turno, il cronometro continua a girare con il centro giovani che va al tiro con Cinquini, la pallina che si ferma, Muglia che alza la racchetta, che alza le mani, Barbarizzi è lì, dice andiamo avanti a 1:51 dalla fine con il giocatore Della Reta, è tutto fasciato, bendato dai volontari della Croce Verde, c'è Cinquini con grande determinazione, è riuscito a prendersi a una pallina l'avversario, 8 falli di squadra per il Montebello, 6 per il CDC, Mura alza la testa, vede Lombardi, gli cede la pallina, Lombardi tenta di andare in avanti, va al tiro, gol! Luca Lombardi a 24:58, il gol dell'ex, grande Luca Lombardi, grande questa conclusione molto molto potente su cui il portiere Silva non ha potuto fare altro perché non ha visto neppure partire il tiro, un grande missile quello di Luca Lombardi che ha infilato la pallina nell'angolino alto della porta di Silva per questo 2-1 a favore del centro giovani calciatori quando siamo a 24:58, quindi chiaramente si continua a giocare con il Montebello che ora avanza, ma la conclusione, la respinta, il cronometro è fermo, c'è comunque Samuele Muglia che è davanti, il cronometro che è fermo, va il cronometro manuale, quindi chiaramente si gioca noi alla cieca. Lombardi per Muglia e dalla tribuna indicano che il cronometro non va e non se ne sono accorti, ora arriva la segnalazione anche di Cinquini per l'arbitro ausiliario che è Mario Trevisan di Viareggio e probabilmente il cronometro da parte, c'è però un'accensione di una luce rossa, c'è l'arbitro Eccelsi, nono fallo di squadra, c'è, ecco il nono fallo di squadra intanto per il Montebello, il cronometro che è fermo, 1-1 ed ancora firmato il risultato, ma invece siamo 2-1 perché è arrivato il gol di Luca Lombardi, l'ex di turno che ha mandato una pallina davvero molto potente alle spalle del portiere Silva. Intanto è partito il vecchio cronometro, quello di una volta che ha raccontato tante gesta, Muglia, il portiere Silva, Mura! E c'è la pallina alta di Samuele Muglia a porta, completamente vuota, poteva chiaramente essere la pallina del KO. 2-1 qui al Viareggio, non sappiamo quanto manca, lo chiediamo al limite, dovrebbe essere finita, dicono dal nostro tavolo qui dei nostri tecnici, però qui il gioco si continua, la pallina che va nella zona della panchina del centro giovani calciatori, qui non si sa ancora se la partita è finita o non finita, gli arbitri dicono di andare avanti, c'è Eccelsi che parla con il suo collega al tavolo dei cronometristi, vediamo che l'allenatore della formazione del Montebello, il signor Mauro Zini,
che anche lui protesta, anche, c'è anche un dirigente della squadra del Montebello all'indirizzo del direttore di gara, intanto va a terra un giocatore del Montebello, Samuele Muglia, avanza, avanza, mantiene il possesso della pallina, la rimette nella zona dove Mura arriva prima del giocatore del Giovinazzo, ora va a terra Muglia, c'era stato agganciato da Torres, c'è un altro intervento prodigioso, è finita la partita, il centro giovani calciatori ha vinto 2-1 sul Montebello, una partita davvero difficile, una partita sudata, una partita ricca di grandi emozioni, di grande pathos, ma il Montebello ha giocato una grande gara qui al Pala Barsacchi. Come dicevo, gli episodi potevano fare la differenza. Nel primo tempo 0-0 risultato, nel secondo l'occasionissima sul tiro di rigore di Cinquini neutralizzato da Silva, il gol, il palo di Danna, poi il gol di Checchetto per l'1-0, il pareggio di Mura per l'1-1, il palo da parte della formazione del Montebello e poi il gol dell'ex che porta il nome di Luca Lombardi. Sì, ma partita importantissima per i bianconeri, perché come si diceva prima, con la vittoria del Giovinazzo, con la vittoria del Monza, questi tre punti pesavano tantissimo e sono importanti, davvero importanti, permettono al centro di salire a 13 punti, anche se poi in fondo c'è stata molta confusione con il cronometro. Tanti complimenti anche al Montebello che ha giocato un'ottima partita, ha dimostrato di essere un'ottima squadra, e grazie anche a Pablo Gomez, perché insomma ci sono stati alcuni interventi del nostro portiere davvero miracolosi. Comunque l'importante erano i tre punti, sono i tre punti, il centro batte il Montebello per 2-1, torna alla vittoria, sale a 13 punti in campionato. Da Daniel Maffei, Roy Lepore, grazie, tutto, grazie, grazie, ovviamente un ringraziamento ai nostri tecnici, l'appuntamento meravigliosi, alla prossima occasione qui dal Pala Balzac. Grazie, buonanotte. Abbiamo vinto, abbiamo fatto un bel lavoro.